vorrei dire che il fiume è come le persone. Può essere un giorno allegro, un giorno un po' più triste, qualche volta anche infuriato, e quando è infuriato il fiume, beh, sono gatte da pelare, la cosa diventa complicata. Il lavorio del fiume è un lavorio, io dico, non sono capace di capirlo del tutto. In un luogo vanno tutti i ciottoli grossi e lì ne trovi in abbondanza. In un altro luogo trovi i ciottoli di metà misura e vanno tutti a finire in quel posto. In quell'altro posto i ciottoli più piccoli. In quell'altro ancora la sabbia. Come avvenga un fatto di questo genere? Io capisco che è un fatto forse fisico, la corrente, la velocità della corrente dell'acqua, una serie di queste cose, non è il mio mestiere, però sono sempre stato attento e ho sempre cercato di capire queste cose, ma quello che mi ha particolarmente impressionato è il fatto che la gente che aveva tanto bisogno di tutto non ha mai messo le mani sulle cose che avevano segnalato gli altri. Guardate che sembra una cosa di poco conto, ma nel mondo come viviamo oggi è proprio questo il fatto che conta, è il fatto che più conta, secondo me. La nostra vita l'abbiamo passata per buona parte da ragazzi lungo il fiume, dentro il fiume, per il fiume, a lavorare, a faticare, a divertirci, a ridere, a scherzare. Così come abbiamo passato buona parte anche in queste piccole aree, a giocare al pallone qui, in queste aree, con le famiglie che ci sgridavano da tutte le parti. Ne abbiamo preso di tutti i colori. Io ho sempre detto, beh, dovete scusarci, eravamo giovani, e sei giovani soltanto una volta. Quando era finito il periodo estivo, si andava verso l'autunno, c'era da preparare il pietrusco. Il pietrusco è il sasso spaccato col martello, perché allora non c'erano altri mezzi. Allora c'erano degli spiazzi di terreno vuoti e lì su quegli spiazzi si radunavano tutte le famiglie della borgata, c'era poco da fare. Perché tutti tentavano di ricavare qualcosa. Bisognava ascoltare il martellare ritmico di coloro che picchiavano sui sassi, perché picchiavano i bambini, le donne e gli uomini, tutti a martellare, e venivano fuori dei metri e metri di pietrusco, che poi venivano i birocciai, lo portavano sulla via Emilia in modo particolare, ma anche sulle altre strade, servivano per coprire i vuoti che erano venuti d'inverno, le grosse pozzanghere d'acqua che venivano poi coperte con questo pietrisco, buttandoci dentro un po' di terriccio, e trovavi d'estate una strada un po' migliore rispetto a quella dell'inverno.